Andiamo verso il prossimo ricordo, ragazzi. Intanto ho fatto un po' di lavoretti a Roma, adesso vi faccio vedere, ho conquistato qualche zona appartenente a Borgia, tipo questa e tipo queste 3/4. Questa zona non è ancora disponibile, ma è disponibile la zona del prossimo ricordo, che è molto vicina al punto di desincronizzazione. Dico sempre punto di sincronizzazione, questa volta mi tocca dire punto di desincronizzazione, perché se ci vai sei fottuto. Ho approfittato per tingere un po' i vestiti di Ezio, che cambieremo anche spesso e volentieri durante il corso della storia, perché non voglio stare sempre con un vestito solo come si fece prima, in precedenza, e con gli altri capitoli. Quindi mi è piaciuto questo blu, chiamiamolo così. Però io qua devo salire e mi trovo in difficoltà, ma trovo anche la soluzione per farlo. Ed ecco ancora Machiavelli. Hai ripreso il tuo denaro dal nostro amico? Certo. Una piccola vittoria. Si accumulano. E col tempo lavorando ne avremo ancora di più. E col tempo lo sguardo di Cesare si volgerà a noi e torneremo poveri. Ma chi te lo dice? Ma dov'è finito Vinicio? Avrebbe già dovuto intercettare la lettera. Seguimi. Allora, ferma il Corriere dei Borgia in meno di un minuto. Cazzarola. Quando mi mettono i limiti di tempo, ragazzi, mi cago sempre addosso. Palazzo dei Conservatori, beh, palese. Campidoglio pieno proprio. Questo, ragazzi, è il Campidoglio. Cioè, più Campidoglio di così non so cosa ci sia. Qua c'è un punto d'osservazione che potevo fare, sono un coglionazzo. E comunque farò, non vi preoccupate. Machiavelli, corri, 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 corri. Arco di Settimio Severo e lì c'è il Colosseo. Cioè, il Colosseo è accessibile. L'isola Tiberina no. Ok, bellissimo. Beh, questi sono i fori imperiali, palese. Guarda quei fantocci mascherati da governo. Il Papa è molto abile a fare i propri interessi. Riesce a ingannare il tuo amico popolo piuttosto facilmente. Quando sei diventato così cinico? Ho solo descritto la realtà romana di oggi. Ma forse non tutto è perduto. La buona notizia è che abbiamo degli alleati. Sì, tipo 4 poveracci messi in croce. Quanto ancora, non saprei dirlo. Vabbè, Colosseo accede al database, ma penso che il Colosseo parli da solo. E se devo fare una critica, è meglio oggi che nel 1500. Poi è probabile che nel 1500 fosse così, ufficiali del Vaticano. Perdonatemi, signore. Siete in errore. Siete in errore. Che lavori, ladro? Non lavoro per nessuno. Allora a nessuno importerà cosa faremo di te. Salviamo sto coglionazzo, va. Ma io non voglio abbattere persone mentre sono a cavallo. Io voglio fare così. Ma oh! Cioè, invece colpire lui ha colpito il suo amico, fantastico. Dov'è? Ce l'ha ancora il corriere! Ezio, fermalo! Ci vediamo alle terme! A terra il corriere, non ammazzarlo, non ammazzarlo, non ammazzarlo, ragazzi. Ok, 100% di sincronizzazione presa. C'è posta per me, no per te, per me, e a questo punto, zitto. Va bene, lettera in codice dei Borgia ottenuta. Il punto è che questa missione è durata 4 minuti e allora io voglio azzardare, voglio proprio spingermi più in là e provare a fare anche il ricordo dopo. Non vorrei pentirmene, però dato che ci siamo, io quasi quasi lo farei anche.
dobbiamo camminare tutti i fori imperiali praticamente per vederlo. A parte, credo che questo sia appunto il termine italiano. Ora, io sono vivo a Roma, ma sono abbastanza ignorante, ma non credo che le terme di Traiano facciano parte dei fori imperiali. Adesso mi è venuto il dubbio, scusate, devo googolarlo. Terme di Traiano. Centro storico di Roma e... No, infatti non sono sul... Non fanno parte dei fori imperiali, a quanto pare. Perché i fori imperiali vanno... Costeggiano la via che va a Piazza Venezia... Appunto, non fa parte dei fori imperiali, fa parte dell'Esquilino. Signore e signori, signore, cioè, chiamatemi guida turistica, grazie. D'ora in poi basta di andare là e pagare fior fior di soldi ste guardie turistiche che vi prendono anche 20-30 euro a persona per un giro. Faccio io la guida turistica, un euro a testa e vi offro anche da bere. No, scherzo, però... Crepi il lupo. Oh, non subire danni. Ho capito di che missione si tratta, ho capito. E forse col senno di poi era meglio dividerle queste due missioni. Raga, quando mi dici di non subire danni, il mio cervello va automaticamente in default. Via. Fuori. E lui dietro. Ok. Buono. Bene. Lui. Preso. Ne rimangono 6. Ne rimangono 5. Ne rimangono 4. Ne rimangono 3. Ne rimangono 2. Ne rimane 1. E chiudiamo così. Reddito di Roma aumentato addirittura. Cercare tanti seguaci di Romolo e chiudiamola qui, ragazzi, chiudiamola qui.